Altro largo successo senza subire gol per il Brescia Calcio Femminile nella quindicesima giornata del girone B della Serie C femminile. Al Centro Federale Territoriale Saro Dia di Oristano, le leonesse battono 5-0 le padrone di casa al termine di una gara da due volti, primo tempo molto bloccato con l'Oristano a fare densità nella propria metà campo, ripresa con un Brescia molto più volitivo e in grado di scardinare con più decisione la resistenza delle biancorosse. Assegno Previtali nel primo tempo, doppietta di Capelloni, Massussi e Pasquali nella ripresa. Mister Simone Bragantini schiera il suo Brescia con il 3-4-3 con Romba al centrocampo, Meleddu in porta, Belussi, Locatelli e Verzeletti in difesa, in mezzo al campo per Vitali, Bocchi e Ghisi, con Braida vertice alto, in attacco Massussi e Farina larghe, con Capelloni punta avanzata. Arbitra il signor Andrea Mbelo di Roma 1. Da segnalare la presenza dei nostri supporters che hanno seguito la squadra fino in Sardegna, una menzione d'onore per loro. Nel primo tempo l'Oristano è molto aggressivo e il Brescia fatica a costruire gioco con pulizia. La prima occasione per il Brescia arriva al tredicesimo con la conclusione di Massussi che calcia a lato. Un minuto dopo ci prova Capitan Braida, ma la sua conclusione è alta sopra la traversa. Serve un episodio per sbloccare il match e arriva al ventitreesimo con la conclusione chirurgica di Previtali dal limite dell'area che si infila sul lato lontano non lasciando scampo al portiere di casa. Al 32esimo Massussi pesca Farina che tira col destro ma il pallone esce fuori di molto e al 35esimo conclusione di Ghisi centrale. Nella ripresa subito un cambio nel Brescia, fuori Farina colpita duro, al suo posto entra Piedemonti. È un altro Brescia e si vede subito, al sesto Capelloni firma il raddoppio con un bel tiro dalla distanza e al 15esimo segna il 3-0 con una splendida conclusione al volo su cross di Massussi. L'Oristano non esce più dalla sua metà campo e le leonesse dilagano. Al 18esimo Massussi firma il 4-0 con un tiro scoccato appena da dentro l'area di rigore. Al 24esimo ci prova la neon entrata Pasquali con una conclusione dal limite fuori di poco. Un minuto dopo bel filtrante di Previtali per Fodri che tira col destro ma è ottima la risposta del portiere di casa coi piedi. Al 38esimo 5-0, cross basso di Viscardi, velo di Fodri per Pasquali che di destro fulmina il portiere sotto la traversa. Nel finale altre due buone occasioni per il Brescia, al 41esimo in mischia da corner Verzeletti ha il pallone buono ma calcia debolmente il centrale da buona posizione e al 45esimo un tiro dalla distanza di Madaschi diventa un assist per Pasquali che calcia ma ancora una volta il portiere di casa si salva in calcio d'angolo. Finisce così con una vittoria per 5-0 nella trasferta sarda delle leonesse che ora da domani torneranno al lavoro per preparare la trasferta di Vicenza di domenica prossima, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.